Torniamo a parlare di associazioni che sul territorio del Canavese, ma non solo, si occupano di dare una mano, di fare qualcosa di concreto per affrontare le situazioni a volte non facili. In questo caso stiamo parlando di una situazione alquanto difficile, soprattutto perché il piccolo Simone, che è protagonista della storia che oggi andiamo a raccontare, deve affrontare ogni giorno una malattia particolarissima, rara, sono pochissimi al mondo a dover lottare ogni giorno con questa situazione. Ebbene, proprio per cercare di sostenere la ricerca, per cercare di trovare una soluzione il più possibile per migliorare la vita di Simone e di questi bimbi, oggi abbiamo con noi Alessandro e Katia, che sono i genitori di Simone, arrivano da Montanaro. Buongiorno. Buongiorno, grazie di averci invitato. Grazie a voi di aver accettato il nostro invito. Con voi parliamo appunto di questa associazione che si chiama Il Piccolo Grande Guerriero, che tra l'altro il nome Sì, lo sì. riportate sulle vostre maglie. Raccontateci questa storia che sicuramente non è facile per voi, perché comunque vi tocca da vicino e da alcuni anni a questa parte vi impegna giornalmente in una lotta continua per cercare di migliorare la situazione di Simone. Prima a telecamere spente abbiamo fatto un po' una chiacchierata, però vorrei che raccontaste a chi non conosce la vostra storia, cosa affrontate ogni giorno nel quotidiano. A voi, prego. E niente, ogni giorno nel quotidiano affrontiamo una malattia rara. Ti racconto un po' della malattia. Si chiama PMLD. Questa malattia è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, quindi la materia bianca che noi abbiamo nel cervello, che sarebbe la guaina del nostro sistema nervoso, non si forma completamente e quindi ci sono degli effetti collaterali. Quindi, nel caso di Simone, i primi sintomi, partiamo dai primi sintomi. I primi sintomi di questa malattia sono il nistagmo, che è un movimento involontario degli occhi, e un ritardo motorio. Praticamente non acquisiscono le tappe, Difficoltà sì, le nel tappe cammino. dell'età evolutiva. E niente. Voi avete purtroppo scoperto di questa situazione intorno ai 3 anni, mi Sì, raccontavate sì. prima, però devo dire che voi avete dimostrato una forza straordinaria, perché non vi siete lasciati andare, ma anzi avete reagito, e oggi, appunto, tramite l'associazione, ma tramite quello che fate nel quotidiano, ma anche con tutta una serie di eventi, grazie al gruppo che si è creato, come dicevate prima, è diventata una grande famiglia, una famiglia allargata. Voi non solo state cercando di aiutare vostro figlio, ma state cercando di aiutare tutto il mondo, Certo. perché comunque, dicevamo prima, si parla di meno di 30 casi, e Sì, quindi penso. questa situazione complica anche quella che è la ricerca. Perché voi di fatto, tramite l'associazione, state cercando di non tanto aiutare, nel senso che avete bisogno di soldi per la vita vostra quotidiana, ma per cercare di fare in modo che si possa trovare una cura, e quindi che Simone e tutti i ragazzi, bimbi, le persone che nel mondo affrontano questa malattia possano avere finalmente una cura. Assolutamente, infatti Piccolo Grande Guerriero nasce perché abbiamo trovato uno studio appunto della PMLD che era stato condotto per un paio d'anni e poi era stato interrotto per mancanza di fondi. E quindi da lì la decisione di noi abbiamo contattato subito questo ricercatore, chiedendogli se lui era disposto, ovviamente con dei fondi, se era disposto a far ripartire questa ricerca e continuare il percorso che lui aveva iniziato. Ovviamente lui ha detto sì, avendo i fondi io posso continuare. E quindi da lì abbiamo detto ok, partiamo e mettiamoci al Certo, lavoro. E così è successo. vi siete messi a lavoro, vi siete messi in gioco, come dicevamo prima, di questa grande famiglia, famiglia che vi aiuta anche in eventi che organizzate, perché appunto la cassa di risonanza è importante. Bisogna cercare di far sapere che c'è Sì. bisogno che la medicina faccia dei passi avanti, che la medicina possa sostenervi, possa aiutarvi, possa finalmente permettere a Simone e alle persone e di tutte le età che affrontano questa situazione di poter avere una speranza, che credo che sia fondamentale.
Raccontateci anche di questo grande abbraccio che vi è stato dato in varie situazioni, due in particolare, a Montanaro, in una camminata corsa che avete organizzato, e di recente, solo qualche mese fa, anche Bosconero, anche la zona del Basso Alto Canavese, definiamolo così, vi ha accolto volentieri e è stata organizzata una bella serata dove la musica, il canto è stato protagonista, ma proprio per cercare di sensibilizzare tutti. Sì, sì, perché proprio grazie anche a questi eventi, che partecipa anche gente nuova, ci conosce, e quindi questo ci dà una grossa mano. Si può far sapere che c'è qualcosa da fare, che non bisogna restare fermi. Sì, sì, perché ognuno a modo loro magari viene in mente di fare un evento, come è già capitato appunto a Bosconero, possiamo fare questo evento per... ok, benissimo. Tutto ci dà un aiuto. Anzi, può essere un appello, definiamolo così, anche chi ha voglia di dare una mano, si può fare qualcosa, perché diciamo... Alla fine è tutto ben accetto, nel senso ci danno una mano sicuramente a far divulgare questa notizia, perché la cosa importante è divulgarla, perché si raccolgono fondi, però è anche far spargere la voce il più possibile, che usciamo dal nostro territorio, perché comunque nel Canavese c'è stata tantissima solidarietà. La cosa sarebbe uscire un pochettino di più, perché comunque c'è tantissima brava gente che ha voglia di aiutare. E noi siamo la prima persona che abbiamo capito che appunto c'è questa gente che dà tutto quanto. E quindi arriva gente, come diceva mia moglie, che ci dà una mano, ha dei progetti in testa e li vogliono realizzare. Noi con la nostra collaborazione appunto stiamo cercando di fare molto. Infatti in questa, diciamo... verso giugno, adesso c'è un evento che stiamo cercando ancora di mettere in bastire, dei ragazzi molto giovani comunque stanno cercando appunto di organizzare un evento rapper. Quindi sì, appunto anche la cosa bella è che comunque sono dei ragazzi giovani, quindi coinvolgere anche una fascia di età diversa dalla nostra, noi non siamo vecchi, però comunque ragazzi di 20 anni che gli è venuto in mente questa idea qua, e adesso è un progetto che stiamo iniziando a lavorarci su. Per crearlo insieme a loro, e quindi è bello perché coinvolgi tanta gente, diverse fasce di età, e poi comunque c'è tanto calore. Le due edizioni della corsa che abbiamo fatto, corsa camminata che abbiamo fatto a Montanaro, sono state tutte quante bellissime, la seconda tantissimo calore e boh. Beh, questo è importante, perché quello che state dicendo è anche il fatto che la sensibilizzazione, la sensibilità da parte della gente e di tutte le fasce d'età, perché quello che dicevamo prima, può essere qualcuno, potrebbe essere tuo fratello, come tuo figlio, come i tuoi genitori che hanno bisogno di una mano, quindi è anche importante che i giovani diano una dimostrazione importante di presenza e di apertura del proprio cuore, della propria sensibilità. Questo è sicuramente molto 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 importante, per non dire fondamentale, per tutti, non solo naturalmente per voi, anche se oggi stiamo parlando di voi e della vostra associazione. Come si può contattare il vostro gruppo, la vostra associazione? Come possiamo tutti assieme cercare di sostenere voi, Simone e la ricerca? Ci potete trovare su Facebook oppure sul sito internet, sempre Piccolo Grande Guerriero, Associazione Malattia PMLD, e lì ci sono tutti i contatti, mail, numero di telefono mio, suo, quindi ci potete contattare in qualsiasi maniera. Quindi social, in questo caso? Sì, i social danno sempre. Funziona tantissimo in questo caso qua. Noi non siamo mai stati social, però abbiamo capito che comunque funziona molto. Certo. Funziona molto, ci ha conosciuto tanta gente che diversamente non saremmo riusciti ad arrivare, e quindi i social è il primo, Facebook sicuramente è la prima cosa che ci ha dato una mano. Questo lo dicevo anche in un momento di pausa precedente, effettivamente i social, se usati in maniera positiva, possono dare dei risultati importanti. Quindi sicuramente invitiamo tutti a venirvi a trovare, tra virgolette, a livello social, ma soprattutto a partecipare costantemente a quelli che sono gli eventi, perché più si dà una mano, più si allarga la famiglia di Piccolo Grande Guerriero, sicuramente più sarà facile riuscire a trovare questa cura e a dare un pochettino più di serenità a voi, che naturalmente ogni giorno dovete combattere, tra virgolette, con situazioni non facili.
È vero che le nostre parole, le mie parole sono poca cosa, però vi faccio veramente i complimenti perché siete due persone stupende. Grazie, grazie. Dimostrate una grandissima energia, una grandissima positività che credo che sia fondamentale, che deve essere anche da esempio per chi non si arrende e non si deve arrendere mai. Per il momento io vi ringrazio, vi inviteremo sicuramente più avanti, eventualmente quando questo evento possa essere stato Sì. imbastito, se ci venite a trovare noi faremo da cassa di risonanza ancora una volta e Grazie. cercheremo di Va bene. sostenervi come è giusto che sia. Grazie, Grazie. gentilissimo. Grazie a voi, Grazie. grazie ancora.